Salve a tutti ragazzi, ancora su Maxi TV! Oggi vi porto in questo video faremo le domande delle mie doppie che ci sono quiz del tifoso e vedremo se sapremo le risposte. Faremo Serie A e Serie B. Queste qua sono quelle della Serie A, queste qua sono quelle della Serie B. Allora, queste altre sono quelle senza, ma sono tutte le mie doppie. Certe le avete viste nel mio video precedente. Andate a guardarlo, vi raccomando, iscrivetevi al canale, ma se ne sono aggiunte pochissime, al massimo 8. Allora, facciamo subito la prima domanda, iniziamo con quelle della Serie A. A quanti anni è esordito in Serie A con la Fiorentina nel 2010 l'attaccante senegalese Babacar? 17. E iniziamo male, 16. Da quale squadra della Super League turca è stato prelevato dal Genoa l'attaccante macedone Goran Pandev? Lo dici a me, Galatasaray, dai, questa, proprio a me. Allora, io sono interista e lui, come ben sapete, è stato uno degli eroi del triplete. Poi qua c'è scritto, ha esordito in Serie A con la Roma, ma da quale squadra proviene il centrocampista dell'Hellas Verona, Federico Viviani? La scorsa era la Latina. Sì, c'è pure la figurina. Poi andiamo avanti. Allora, Livaia dell'Empoli ha segnato un gol lo scorso anno con il Rubin Kazan, due con l'Atalanta nel 2013-2014 e quanti invece con l'Inter nel 2012-2013? Beh, non lo so. Zero questo. L'ho detto, lo so queste. Se mi fate quelle dell'Inter non gioco più se ci sono solo queste dell'Inter che riguardano l'Inter, cosa. Ok, poi abbiamo Jacopo Sala, giocatore tuttofare dell'Hellas Verona, ha vestito le maglie di Chelsea e Hamburgo. Settore giovanile di quella squadra è cresciuto Chelsea, credo. Atalanta. Ha giocato in quella delle squadre? Ah, una domanda tra bacchetto il tuttofare. In quella nazionale recentemente qualificatasi agli europei per la prima volta nella sua storia gioca il centrocampista dell'Hellas Verona Emil Alfredson? Islanda. Lui forse questo, no? No, era greco. Vabbè. 18 novembre 1990. Cosa è successo? Lo vedremo dopo la pubblicità. Allora, 18 novembre 1990 a Napoli la Sampdoria vince 4-1 con le doppiette di Viale e Mancini. Non un campionato qualsiasi per i blucicchiati. Quale fu il risultato in quella stagione? Nel 1990 non ha vinto a Napoli lo scudetto quell'anno. Io direi quinto, una cosa così. Scudetto, ma non l'ha vinto il Napoli nel 1990 o nell'89? Vabbè, allora mi sono imbrogliato, ho perso il conto di quante ne ho indovinate e quante no. Allora, con che numero di maglia gioca il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano? Basta queste domande facili, due. Ecco cosa, non lo so. Con quale squadra Marco Benassi, centrocampista del Torino, ha esordito 18 anni in Serie A? Sampdoria, che squadra! Inter, io me ne vado! Non ci sono... Mi parlano dell'Inter a me! Che tipo dell'Inter? Queste domande proprio le scarterei al massimo. Dopo quante stagioni con la maglia della Juventus, il centrocampista Simone Pepe è passato a Chievo Verona? Questa dovete fare, della Juve che non sono mazza. Quando c'è stato? 7? No, 5. Così mi potete fregare. In quale squadra inglese giocava Vlad Čirčes? O Čirčes, non so come si dice, prima di passare a Napoli? Beh, è una della Premier League, ha detto, sì. No. È il Tottenham e il Leicester. Tottenham, ok. In quale squadra ha giocato nella stagione 2014-2015 Eddie Nilsson, esterno brasiliano dell'Udinese? Che squadra era prima? Era una italiana, forza, se no era difficile. Ah, il Genoa era, sì, il Genoa. E infatti, è giusto. Giusto, tutto il mondo. Aspettate adesso.
Il 3 maggio 2015 l'Udinese vince 1-0 in trasferta contro l'Hellas Verona, grazie al gol numero 206 in Serie A di Antonio Di Natale. Rete spettacolare, segnato in che modo quella partita l'ho vista. Il 3 maggio 2005, non il 5 maggio 2002. Di tacco, quella partita me la ricordo. Dopo si è visto Pasquale, chi era quello? Forse Pasquale, sì. Da quante stagioni, compresa questa, Nicola Maximovic indossa la maglia granata? Saranno tipo un 3 anni, massimo 4, 3. Ok, andando benissimo, anche se certe sono troppo facile. E questa com'è lunga? Derby d'andata dello scorso campionato, Juventus Torino 2-1. 2-1. Sì, no, 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 Bruno Perez, dopo un costo, realizza una splendida rete con un tiro sotto l'incrocio. Per quanti metri la corsa pallone al piede? 50 sopra i 60, più dei 70? E che ha lui? Che c'ha nei piedi? Con che corre? Chi è il giocatore della Sampdoria che l'anno scorso con il Chievo Verona è stato il più preciso crossatore europeo con il 38,46 traversoni riusciti meglio di Marcelo di Real Madrid con 32,86%? Io non sono uno dell'Istat, non posso sapere tutto. Questo è uno della Sampdoria, chi è che faceva cross? Cassani, chi? Zukanovic, ma io non sono uno dell'Istat. Abbiamo Nicola Leali, arriva dopo una stagione in Serie A col Cesena, preceduto dalle esperienze con Spezia e Virtus Lanciano. Quale squadra è il proprietario del suo cartellino? Beh, Leali, 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 Leali ti spuntano alla Juve. Allora, poi abbiamo il Frosinone batte 2-0 l'Empoli nella stessa giornata del torneo 2015-2016. Conquista la sua prima vittoria in Serie A. Chi è l'autore della doppietta decisiva? Ociofane Dionisi, solo quelli segnano. O Massimo Soddi, o Paganini. Con che numero di maglia gioca il portiere dell'Udinese? Alex Meret, tra i più giovani italiani più promettenti, ben 90. Un numero con 90, vediamo se è giusto. 90, sì, 9, sì, 9, 9, 9, 96, 97. 97, sì. Allora, ultima tre della serie. 28 aprile 2015, Carpi Bari 0-0. Gli Emiliani conquistano la prima storica promozione in Serie A. Con quante giornate di anticipo sulla fine del campionato? 5? 4, 4, 4. Ultima della Serie A. Allora, Salah, ora alla Roma, è arrivato alla Fiorentina a febbraio 2015. Con quante reti ha segnato complessivamente in maglia viola tra campionato e Coppa Italia? 6? 8, 8, 8, 8, 8. Beh, vediamo quanti minuti siamo. Siamo a 8 minuti, sì, 8 minuti. Questo video sta durando tantissimo. Vediamo queste qua della Serie B velocemente. Nel Coppa Italia di questa stagione, dopo aver passato il secondo turno battendo la Casertana 3-0, l'Avellino si è fermato nella sfida successiva perdendo per 2-1. Contro quale squadra? Beh, ho perso contro. Sì, l'Avellino. No, no, l'Avellino, sì, l'Avellino ha perso contro l'Avellino. Sono forte. Contro il Palermo, che poi ha perso contro la Alessandria. In semifinale è arrivata, se non sbaglio. No, ai quarti ora ci sono. Mamma mia, Alessandria dove sta arrivando? Mattia Caldara, difensore del Cesena, a livello giovanile, si sperava Alessandro Nesta. Crescendo, ha cambiato modello. Chi è il nuovo giocatore di riferimento? Un difensore forte. O Piqué o Silva, Thiago Silva. Thiago Silva, giusto. Il numero di maglia gioca Stefano Sensi, sono il bisso del Cesena, è lo stesso che indossava Falcano alla Roma. Beh, Falcano indossava il 5, quindi non ci preoccupiamo. Allora, poi abbiamo. Con che numero di maglia gioca l'attaccante del Como Giulio Bago? Sono secoli che gioca col 21, non mi fate queste domande. Che capo, però. Paul Garcia è arrivato al Como dopo una stagione giocata in Serie B con quale squadra? Questa la so, questa carta qua, vabbè, questa non è il Vicenza, lo so questa carta qua, quella carta proprio. Manco voglio guardare.
Come si chiama lo stadio dove il Cagliari gioca le partite casalinghe? La Sant'Elia. Proviamo. Chi è l'attaccante uruguaiano arrivato al Cagliari dopo il mondiale del 1990 che gioca due stagioni in rosso-blu prima di passare a Napoli? Chi è questo? Thiago Ribeiro, mi sa che ha giocato in Napoli, no? Ah, Fonseca. Chi è sto Fonseca? Che lo conosce? Beh, dopo 7 anni al Chelsea ha chiuso la carriera al Cagliari, da lui riportato in Serie A nel 2004. Chi è questo giocatore soprannominato Magic Box dal pubblico dello Stamford Bridge? Vabbè, questa la so, Gianfranco Zola. Infatti leggiamo qua Gianfranco Zola. No, Gianfranco non c'è scritto. Allora, ultime 4, sì. Raffaele Biancolino, il giocatore dell'Avellino che ha segnato più reti in campionato nella storia del club. Quanto? 81. 52, così poche. L'Avellino. Quanti? Per 78 anni la Virtus Entella ha detenuto il record della vittoria con il maggior scarto di gol in Coppa Italia 9-0 al Derton all'8 dicembre 1936. Yeah! C'era l'uomo di Neanderthal. Primato strappato alle dal Cittadella il 2 agosto 2015, quando ha battuto il Potenza con quel risultato 18-0. 15-0. 15, l'ultima domanda. Matteo Paro, centrocampista del Crotone, nel 2006 è stato l'autore a Rimini della prima rete assoluta in Serie B di quale squadra? Della Juventus, che va schifo. Ok ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace, 11 minuti e ciao!